Bene, buon proseguimento a tutti. Continuiamo allora a parlare al Festival della Statistica e parliamo proprio delle professioni per le nuove misure della statistica. Lo facciamo con degli esperti evidentemente del settore che vi voglio presentare, con cui dialogheremo insieme. Partiamo da Silvia Salini, che fa parte dell'Università di Milano, del Dipartimento di Economia. Abbiamo Andrea Montagna di Estilos, Davide Nardini Data Scientist e Marco Di Zio, che è un dirigente Istat, in particolare dirigente del servizio Architettura Integrata dei Dati e dei Processi. Benvenuti. Allora, intanto facciamo una prima carrellata per capire di che cosa vi occupate nel vostro settore. Partiamo da Silvia Salini. Buongiorno a tutti, io insegno statistica da ormai 20 anni, forse anche qualcuno in più, e quindi ho visto un pochino anche l'evoluzione anche dell'insegnamento della statistica con la nascita dei nuovi corsi di laurea. Io stessa mi ero laureata in statistica nel 99, ma avevo comunque, diciamo, un'anima vicina alla data science, perché avevo fatto la tesi di laurea nel 98 sulle reti neurali, quindi avevo già questa, diciamo, integrazione tra coding, statistica e informatica. Attualmente coordino la laurea magistrale in data science for economics dell'Università degli Studi di Milano da 4 anni, e quindi insomma ho visto un pochino anche rispetto ai laureati di prima, i laureati di oggi, di questo periodo, anche a seguito della nuova classe di laurea che il CUN ha istituito, quali sono un pochino i profili professionali in uscita, le richieste di competenze, quindi le skills richieste ai nostri laureati, e anche come si collocano, cosa fanno nel mercato del lavoro. Andrea Montagna, Estilos. Piacere, buongiorno a tutti. Il mio percorso in realtà parte da un percorso più ingegneristico. Mi sono laureato nel 2015, in un momento in cui l'intelligenza artificiale all'università veniva insegnata sotto forma di piccole regole che venivano diciamo affidate a questi algoritmi per poter compiere dei semplici modelli, banalmente un gioco di scacchi, per esempio. Ecco, durante questi 10 anni quasi ormai, questi 8 anni, ho potuto vedere sulle mie spalle, e in base anche alle competenze che ho acquisito in azienda, poiché oggi ricopro il ruolo di Head of R&D Department in Estilos, un'azienda di consulenza di Venezia, e ho potuto vedere l'evoluzione di tutta l'intelligenza artificiale, del mondo e del ruolo che oggi ricoprono ingegneri, matematici, fisici e statistici, per portare verso delle competenze che sono più orientate verso il mondo business, per rispondere poi alle esigenze dei clienti, che sono poi tutto ciò che fa ruotare l'economia in Italia e anche nel mondo. Questo è un po' di quello di cui mi occupo. Davide Nardini invece è proprio una data scientist. Di cosa ti occupi? Sì, salve a tutti. Vi confesso che mi sento un po' un outsider in questo momento, nel senso che io appunto sono un data scientist, quindi provengo dal mondo, come anche Andrea, insomma, mondo delle aziende private, e mi piace questa cosa che sono un po' un outsider per due ragioni fondamentali. La prima, perché posso essere anche un po' una spia in questo contesto, nel senso che ci sono delle cose che vengono affrontate, secondo me, a livello accademico, ed è importantissimo che vengano affrontate da questo punto di vista. Però allo stesso tempo, secondo me, è bello anche che ci sia una vicinanza e una stretta relazione anche con la parte anche poi produttiva delle aziende, che spesso non parla la stessa lingua di quella dell'università. E mi piace il discorso dell'outsider anche perché secondo me la data science è un po' un outsider nel campo della statistica, nel campo in generale di quelle che sono le discipline scientifiche. Può sembrare una cosa strana, però non so se vi è mai capitata l'occasione, no? Io c'è un medico, che lavoro fai? Faccio il medico. C'è un avvocato, che lavoro fai? Faccio l'avvocato. Sono un data scientist, che lavoro fai? Fai data scientist. Cosa? Cioè, nel senso, che vuol dire? Fai data scientist e cosa vuol dire? Io ogni volta mi trovo a parlare con i miei parenti, soprattutto i miei nonni, 5-6 volte all'anno, e ogni volta è che lavoro fai? E voglio spiegare ai miei nonni che lavoro faccio, nel senso che non è una cosa banale, no? Da questo punto di vista, però, mi viene un po' in soccorso. Io ho un percorso universitario che ha messo insieme un po' di componente umanistica e un po' di componente più scientifica, quantitativa, e
nella parte più umanistica di questa cosa mi è venuto in mente le figure del Rinascimento, perché diciamo in qualche modo mettevano insieme queste due anime, no? Cioè la parte più scientifica, che è fondamentale per il data scientist, che deve programmare, deve fare statistica, deve fare matematica, e quindi ha questa componente qui. Però allo stesso tempo anche una componente, secondo me, molto più creativa, non che la parte scientifica non sia creativa, però diciamo anche molto più poliedrica e interdisciplinare, perché molto spesso, essendo una disciplina relativamente nuova, la strada non è sempre battuta, cioè non è che davanti a noi sappiamo che dobbiamo fare una determinata cosa, applichiamo qualcosa da fare, la facciamo e basta. Molto spesso è molto più creativo questo processo, è molto più anche difficile e affascinante. E sicuramente qui entrano in gioco quelle che sono queste nuove competenze richieste, che non sono facilissime da focalizzare, ma allo stesso tempo possono creare un grandissimo bacino utenza nuovo, più grande, con studenti che possono venire da tante discipline diverse per fare questo. E se, diciamo, mi consentite, non vi dispiace troppo il parallelismo che c'è tra adesso e il Rinascimento, la cosa che mi piaceva tanto di quando ho pensato questa cosa per rispondere anche appunto ai miei nonni, era che poi alla fine tutto questo discorso, tutti questi mestieri vanno a portare di nuovo l'uomo al centro, secondo me, perché oggi, anche nei talk di oggi, ho sentito parlare di intelligenza artificiale, di ChatGPT, di queste cose come un potenziale problema, ed effettivamente può essere un potenziale problema. Però alla fine, secondo me, tutti questi sono strumenti che sono strumenti per l'uomo e che quindi devono mettere l'uomo al centro dell'utilizzo di questi strumenti. E non si deve mai perdere di vista che sono strumenti, quindi in quanto strumenti sono neutri, e sta, secondo me, alle persone, alle istituzioni, agli enti come l'Istat, eccetera, come le università, riuscire a far utilizzare nel modo migliore degli strumenti che in quanto tali sono appunto strumenti e neutri. Marco Di Zio, Istat, la ricerca in ambito del servizio architettura integrata dei dati e dei processi. Buongiorno a tutte e a tutti. Mi piace partire da questo fatto dei nonni, insomma, quasi quasi mettere i nonni al centro della discussione, come invece che l'uomo. Allora, i tuoi nonni non dice data scientist, cosa fai? Ecco, io diciamo ho un dottorato in statistica, insomma, preso qualche anno fa, ormai un bel po' di anni fa, e mia nonna aveva capito che avevo fatto il dottorato in estetistica. Cioè, ero estetista, quindi insomma diciamo passano gli anni, però c'è sempre un po' questa diciamo che è una questione generazionale. Vabbè, io sono entrato di Istat ormai da diversi anni e sono sempre stato nel settore dei studi metodologici. Adesso dirigo questo servizio e nell'ambito di questo servizio, oltre a sviluppare, prima abbiamo parlato di interoperabilità, quindi di fatto oltre a sviluppare ontologie per l'architettura dei dati, quindi per rendere anche più coerenti e comunicabili anche all'interno del nostro istituto, diciamo una parte di questo servizio si occupa anche di cercare di introdurre innovazioni e statistiche tramite l'utilizzo dei big data, che un po' diciamo oggi sono stati chiaramente al centro dell'attenzione. E un po', visto che il tema è quello delle nuove professionalità, ecco, mi piacerebbe un po' partire dalla domanda, cioè cosa noi facciamo e di cosa noi avremo bisogno. Fra questi progetti ne cito alcuni, perché l'Istat appunto negli ultimi anni ha introdotto dei programmi di innovazione abbastanza forti, appunto in particolare per l'utilizzo di Big Data, e ce ne sono alcuni che proprio introducono nuove misurazioni. Tanto per dirne una, noi ci stiamo impegnando sulla cosiddetta sentiment analysis, ovvero un po' per andare incontro alla tempestività. Prima abbiamo parlato di turismo, stiamo lanciando un progetto anche su questo, però già nelle statistiche sperimentali, è disponibile sul sito delle statistiche sperimentali dell'Istat, il Social Mood and Economy Index, che ci dà in maniera abbastanza tempestiva, no, il sentiment delle persone riguardo a questo aspetto, riguardo all'economia. Chiaramente questa è una misurazione abbastanza nuova, no, per l'Istat, perché è comunque una sorta di osservatorio. C'è lì una necessità di maneggiare e di elaborare il linguaggio naturale, perché questo parte dall'analisi dei dati, dei testi Twitter, che adesso non si chiamano più così, insomma comunque il concetto è questo.
oppure altri progetti estremamente importanti e molto complessi che riguardano sempre l'utilizzo dei big data, sono, riguardano l'utilizzo delle immagini telerilevate, un mondo eccezionale. Pensate che arriviamo con le ortofoto a dei pixel di 20 cm per 20 cm, quindi immaginate che granularità si può avere, però insomma dopo, come prima dicevamo, è estremamente importante all'elaborazione di questi dati dare delle misure di qualità, perché altrimenti non facciamo il nostro ruolo, il ruolo nostro è quello di statistico ufficiale, in qualche maniera dobbiamo parlare di qualità, ecco, quindi ci sono, cioè, l'utilizzo di questo per esempio per la classificazione del verde urbano, oppure per cercare di classificare le varie colture sul territorio, o ancora, prima è stato citato dal collega di Eurostat, dei temi che riguardano il web scraping. Infatti noi siamo in progetti europei, già citati precedentemente, per esempio sull'analisi tramite web scraping per cercare di caratterizzare le imprese prendendo le informazioni dai vari siti delle imprese stesse che sono lì disponibili, chiaramente in maniera automatica, è ovvio, perché così come stiamo cercando di analizzare ancora sempre congiuntamente con altri paesi l'andamento del mercato, le caratteristiche del mercato del lavoro tramite le analisi sempre web scraping dell'online job advertisement. Quindi diciamo, e infine un altro che mi piaceva menzionare per la sua originalità rispetto al modo classico di fare statistiche è quello dell'utilizzo dei dati di telefonia mobile, un mondo particolare, immaginate quanta informazione può arrivare lì per analizzare la mobilità, per analizzare la popolazione sul territorio, però per esempio in quel caso abbiamo dei problemi, nel senso che non possiamo avere noi in questo momento, anche magari con le politiche che farà Eurostat avremo forse delle possibilità in futuro, ma in questo momento dobbiamo interfacciarci con i vari provider utilizzando le loro analytics, ecco. Insomma, è chiaro che, detto questo, la figura che emerge mi sembra che è quella che è stata già insomma più volte detto, cioè un profilo con forti competenze sia statistiche ma anche molto, come dire, computazionali, informatiche, e anche, quindi quello che viene detto adesso, data scientist, se vogliamo metterci un nome, ma insomma è importante la sostanza, no? E anche la gestione dei dati. Ecco, ritorneremo su questo passaggio perché volevo proprio ritornare invece con Silvia Salini sulla figura del data scientist e ha dei profili professionali molto specifici, dicevamo degli skill ben definiti, oppure è una figura insomma flessibile, Silvia? Allora, la parola flessibilità sicuramente è nel DNA del data scientist per vari motivi. Allora, dal mio punto di vista l'informatico classico, lo statistico classico hanno ancora un mercato del lavoro. Il data scientist è una figura nuova che insieme alle altre figure ha delle opportunità nel mercato del lavoro. Quindi qual è la differenza tra queste figure classiche e il data scientist? La flessibilità sicuramente è una caratteristica, dicevo, per due motivi. Uno, perché appunto deve avere... ci si aspetta che abbia quella curiosità per il contesto che sta analizzando, che non sempre è necessaria per esempio all'informatico puro, che magari deve fare una parte di programmazione di un processo, ma non necessariamente, come dire, segue tutta la parte anche finale di messa in opera del codice che magari ha realizzato e di diffusione e di comunicazione. Quindi il data scientist ha sicuramente questa multidisciplinarità, cioè non può essere, come dire, solo uno statistico, solo un informatico, e non può nemmeno non avere quella curiosità rispetto al contesto che andrà ad analizzare, e allo stesso tempo è flessibile perché dal mio punto di vista, e lo dico anche ai ragazzi quando fanno le tesi, non si può affezionare completamente a un modello piuttosto che a un software, cioè è una figura come tante, ma sicuramente il data scientist è in continua formazione e man mano che fa progetti diversi anche all'interno della stessa azienda o dello stesso ente, ha la necessità di usare magari strumenti sia di architettura cloud, sia di coding, ma anche di visualization
diversi e linguaggi diversi, quindi ha una flessibilità davvero a 360 gradi e secondo me il buon data scientist deve avere questa attitudine, questa voglia continua di aggiornarsi, mettersi in gioco e incuriosirsi ai contesti che va ad analizzare. E a proposito allora di formazione, ecco, il programma di studi, diciamo, è ben definito o è flessibile? Allora, sicuramente il CUN ha fatto una nuova classe di laurea in cui ha stabilito gli ambiti disciplinari su cui i data scientist devono essere solidi, quindi è data science, non è data magic, cioè quindi sfattiamo il mito che schiacciando un bottone facciamo tutti data scientist, questo non è vero, è un'informazione sbagliata che daremmo alle nuove generazioni, cioè nei corsi di laurea di data science come in quelli di statistica che di fatto formano profili professionali di data scientist, cioè non si può prescindere dalle competenze matematiche, statistiche, di statistical theory, di statistica metodologica, informatiche, ecco. È impensabile che qualcuno, perché come secondo me non sarà l'intelligenza artificiale generativa a sostituire i data scientist, non saranno nemmeno persone che non hanno le competenze ma che imparano a schiacciare dei bottoni. Questo non è un bravo data scientist una persona che non è in grado di capire cosa ci sta dietro ai modelli. Quindi possiamo dire che ci sono delle competenze imprescindibili. Ci sono competenze imprescindibili. D'altro canto, quello che osserviamo è che lui è un esempio, non c'è un percorso definito, nel senso che ci sono delle lauree magistrali in data science che attingono a vari bacini, non necessariamente agli statistici, ai matematici, ai fisici, ma anche a economisti, sociologi, filosofi, persone che hanno, diciamo, sviluppato negli anni un'attitudine verso la disciplina dei dati e se hanno la volontà di imparare le competenze solide che servono, possono diventare degli ottimi data scientist, le lauree magistrali fanno esattamente questo, quindi, come dire, non c'è una figura, cioè non devi decidere a 18 anni di fare il data scientist, probabilmente puoi decidere anche dopo, e diciamo che ci sono tantissimi esempi appunto di data scientist che hanno fatto un percorso triennale diverso e poi alla magistrale si sono specializzati, quindi è sicuramente una figura flessibile anche da questo punto di vista. Ecco Andrea, a questo proposito, Andrea Montagna, le aziende le ricercano sempre di più, abbiamo detto, ma concretamente per cosa fare? Ecco, mi allineo a quello che diceva Silvia e anche all'esempio che hai riportato prima sul sentiment analysis, portandovi poi un esempio di quello che concretamente facciamo in azienda. Noi cerchiamo diversi profili, per esempio. C'è colui che è più esperto per quanto riguarda l'architettura dei sistemi, fondamentale per poter portare il dato dall'inizio verso la fine. E come fine intendo proprio chi nelle aziende deve prendere delle decisioni, decisioni di marketing, decisioni strategiche, di prodotto. Questo è quello che facciamo, cioè aiutiamo le aziende, o meglio, il team di data scientist costituito da diverse skill elencate precedentemente, aiuta le aziende a rispondere a dei quesiti che oggi non sono in grado di rispondere, ma non per mancata capacità, proprio per mancata, diciamo, potenza di calcolo umana. Ecco che lo strumento di data scientist, che può essere un algoritmo, può essere un qualsiasi altro strumento, come diceva Davide in precedenza, è un servizio, è un tool che viene messo a disposizione delle aziende per prendere decisioni informate sui dati, ma più velocemente di prima. Questo è quello che concretamente le aziende oggi cercano, oggi fanno, e mi piace anche sottolineare il fatto che non è possibile, come dicevi prima tu Silvia, avere un corso di laurea che ti iperspecializzi sulla parte ingegneristica, informatica, matematica, fisica, eccetera. È necessario avere un percorso di crescita continuo durante, penso anche, vedendo la mia esperienza, i primi 10-20 anni della tua carriera. Io sono 10 anni che lavoro, ho appena finito un dottorato, sempre legato a queste tematiche, e mi ha aperto nuove idee, nuove prospettive. Tutto questo deve mantenere, essere, diciamo, un'esperienza continua per queste persone che devono formarsi, avere curiosità sul dato e avere curiosità anche sul mondo che le circonda. Ecco, è un aspetto interessante quello che emerge, la curiosità, no? Mi sembra di capire, oltre gli skill e le competenze. Molto spesso però quando si parla di data scientist automaticamente ci si collega all'intelligenza artificiale e di conseguenza soprattutto in questo ultimo anno alla ChatGPT. Cosa c'è? Diciamo che ho potuto partecipare anche ad altri talk come nell'audience durante questi ultimi mesi, ho sempre
più visto persone preoccupate da questo ChatGPT, da questo strumento generativo, ma è solamente un piccolo granello all'interno di tutto il mondo di cui ci occupiamo. Noi non facciamo magia, spesso ci chiedono la sfera di cristallo per prevedere dei dati finanziari a un anno di distanza. Questo non è possibile ad oggi. Ovviamente deve essere molto molto specifico, l'IA generativa di ChatGPT aiuta perché ha un, diciamo, ha un'espressione tipicamente, diciamo, avvicina a quella dell'essere umano, ma si tratta solamente di calcoli, calcoli matematici, computazionali, e decide volta per volta, in base all'interazione, quello che a te, nelle interazioni precedenti, sta bene, cioè si adatta al tuo linguaggio. Ecco, questo lo facciamo, ma anche no, è una piccolissima parte. Quello che concretamente facciamo è unire i team, unire le competenze, creare idee, creare valore da queste competenze, soprattutto legate al mondo business, che è distante da quello accademico, cercandolo di far avvicinare. Perché molto spesso nei progetti aziendali difficilmente si ha il tempo di, purtroppo, sperimentare e avere 2, 3 mesi, 4, 5, dove provi un modello, lo svisceri, capisci esattamente quello che c'è nel dato e come potenziarlo. A noi richiedono velocità, potenza di calcolo, capacità di interpretare il dato in tempi rapidissimi, ed è quello che poi trasferiamo in base grazie alle competenze del team verso il cliente. Grazie. Davide Nardini, a questo proposito, parliamo di intelligenza artificiale, può essere un rischio per la società in termini di lavoro, perdita di controllo oppure no? Sicuramente è un tema molto importante e anche molto, diciamo, difficile da trattare, perché appunto, come abbiamo detto, si tratta di uno strumento che può essere usato in determinati modi. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Andrea su come all'atto pratico poi venga utilizzata l'intelligenza artificiale, perché spesso appunto si pensa a questa sfera di cristallo, ma è una minimissima parte di quello che poi viene fatto, soprattutto in ambito aziendale, perché difficilmente si usano poi questi ultimissimissimissimi, diciamo, sofismi dell'intelligenza artificiale. Sicuramente deve essere trattato bene e con tempestività, perché sono strumenti che sono tra noi. E diciamo, da questo punto di vista le istituzioni, la legislazione deve andare di pari passo con la tecnologia, perché la tecnologia non si ferma, e quindi sicuramente può essere un rischio se utilizzato nel modo sbagliato, ma io sono convinto del fatto che di per sé non sia un rischio. È probabilmente un po' esagerato, però io la vedo un po' come la calcolatrice al commercialista, cioè la calcolatrice al commercialista serve per fargli fare il suo lavoro in modo più veloce, in modo più efficiente fondamentalmente. L'intelligenza artificiale è simile, è uno strumento che serve per fare un lavoro, come diceva Andrea, in modo più veloce, più preciso e più pulito. Naturalmente poi però deve essere utilizzata nel modo corretto. Ecco, ma quale può essere il ruolo proprio dell'intelligenza artificiale, ad esempio, per i beni sociali? Secondo me esiste... Qui l'unico vero limite è l'immaginazione, perché diciamo, può essere uno strumento utilizzato per tutto quanto, cioè tutto quello che noi abbiamo intorno può essere un campo di azione della data science in generale, così come lo era della statistica, ancora di più della data science, e soprattutto si può usare per fare cose che abbiano un fine più elevato. Per esempio, tra gli ambiti più importanti c'è quello della medicina, sicuramente l'ambito del riuscire a predire delle malattie o riuscire a capire magari determinati meccanismi che ci sono è un qualcosa che può portare un grandissimo vantaggio. E poi ci sono tutti dei contesti che sono umanitari, che sono sociali, che sono per esempio anche ambientali, per la protezione della fauna. Ci sono dei progetti davvero molto interessanti da questo punto di vista, che prendono il nome di AI for Social Goods, quindi per i beni sociali, e che hanno creato dei sistemi, per esempio, di videosorveglianza intelligente per andare a intercettare i bracconieri nei parchi naturali e quindi riuscire a salvaguardare determinate specie, oppure riconoscere il random walk dei pinguini, che è una cosa molto difficile, e quindi riuscire a capire dove stanno andando i pinguini, che magari sono determinate colonie che sono in pericolo, per riuscire a capire se stanno andando verso un luogo di pericolo, appunto, dove potrebbero avere delle difficoltà, e quindi andarli a intercettare e farli cambiare il loro percorso. Sicuramente qui l'unico limite è l'immaginazione, e ben vengano eventi come questo che formino per capire che non è magia, è perseveranza, è studio, è approfondimento, però allo stesso tempo è una risorsa davvero pazzesca per il mondo.
Marco Di Zio, allora abbiamo parlato di hard skill, cioè di competenze tecniche. Nella sua esperienza in questo campo sono importanti i cosiddetti soft skill, cioè le competenze relazionali, ed eventualmente quali sono quelle che possono essere desiderate? Allora parliamo di nuove professioni, ma soft skill devono essere sempre un po' alla base. Per la mia esperienza io ho visto che molti progetti possono fallire se mancano queste soft skill, nonostante magari ci siano delle grosse competenze tecniche. Questo è una cosa importante. Per esempio, una cosa fondamentale è saper lavorare in squadra. Il data scientist, o comunque questa persona che ha delle competenze tecniche molto, molto elevate, non può risolvere un problema complesso come quelli che abbiamo precedentemente detto da solo. Deve lavorare in squadra, quindi questo è un requisito, un prerequisito fondamentale. Ma cosa vuol dire questo poi alla fine? Vuol dire comunicare, quindi saper comunicare quello che diciamo il suo modello, quello che lui ha pensato, la sua soluzione, comunicarla a un'altra persona che ha un'altra competenza, magari molto tecnica, molto elevata, ma in un altro settore. Ed è fondamentale, perché altrimenti non si riesce ad andare insieme avanti. Allo stesso tempo bisogna saper ascoltare gli altri, non avere, come dire, non essere supponenti e pensare che l'algoritmo possa da solo risolvere tutto. Questa è una cosa fondamentale che io vedo proprio nel gruppo in cui lavoro. Ogni volta penso a questo, qui ci sono dei colleghi e sanno bene che questa è proprio la mia impostazione. Un'altra cosa altrettanto importante è stata citata precedentemente, della curiosità. Questo in generale, perché sono tutti problemi nuovi, quindi dobbiamo avere curiosità, dobbiamo avere voglia di capire che c'è dietro quel problema, e la capacità di analisi, perché spesso, sempre nella mia esperienza, i progetti falliscono nel momento in cui non è chiaro l'obiettivo e la strada, diciamo, che se vogliamo intraprendere per arrivare a quell'obiettivo. È chiaro che poi strada facendo, come si dice, si incontrano diverse persone, c'è anche il lupo cattivo, però insomma prima uno la deve ben disegnare, e questo è ancor più rilevante in questa tipologia di problemi, perché non sono problemi standard, non sono assolutamente problemi standard. Quando io vado ad analizzare i segnali dei transponder delle navi che mi possono aiutare per produrre statistiche sul trasporto marittimo, e ho dei buchi, dei gap all'interno di queste rotte, io mi devo chiedere prima di tutto perché. E anche nel momento in cui voglio fare, diciamo così, delle stime con questi dati, mi devo chiedermi qual è l'obiettivo di queste stime. Voglio semplicemente capire quanti sono il numero di navi che attraccano ad un porto? Allora probabilmente potrebbero anche non essere importanti se stanno in mezzo a una rotta, ma io so da dove partono e dove arrivano, per esempio. Quindi voglio dire, è un esempio sciocco questo, molto superficiale, però per far capire che è assolutamente importante l'obiettivo, e quindi l'idea del problem solving, insomma, dell'idea di approcciare razionalmente al problema non standard. Ecco, un tema molto dibattuto oggi riguarda la difesa della privacy rispetto al trattamento dunque dei dati personali dei cittadini. E questo un tema importante anche per questi nuovi contesti di produzione statistica? Che impatto ha sulle nuove professionalità? Questo è un tema assolutamente, estremamente rilevante, e ancor più con queste tematiche. Abbiamo sentito già stamattina parlare di normativa rispetto alla privacy e dello sviluppo che va fatto per quanto riguarda la privacy nell'utilizzo dei big data. Quindi questo è sicuramente un aspetto. Certamente quando noi andiamo a prendere dati da altri, quando andiamo ad integrare dati tra fonti, il problema diciamo diventa sempre più importante. Allora, dato comunque un contesto normativo che è quello del GDPR di riferimento, dobbiamo trovare delle tecniche per poter elaborare questi dati in questa cornice di vincoli giusti, ovviamente. E qui ci sono delle tecniche, si stanno sviluppando delle tecniche nell'ambito, tecnicamente vengono chiamate dell'input privacy, cioè la riservatezza in input. Ci sono delle tecniche matematiche abbastanza avanzate, si parla di crittografia, in maniera di poter elaborare dati diciamo crittografati, conducendo
analisi statistiche, io uso il termine statistico perché sono antico, ma insomma diciamo di elaborazione dati, senza dover però entrare, no? Utilizzando i dati crittografati. Oppure ci sono anche tecniche che, come ho detto prima, no? Non aiutano ad analizzare i dati lasciandoli presso i detentori, cioè i detentori fanno delle analisi e noi che dobbiamo integrare questi risultati prendiamo i loro risultati e li integriamo nel nostro modello, per esempio. Oppure ancora prima sono stati citati i dati sintetici. Ecco, un altro aspetto è questo sul quale si sta lavorando, ovvero cercare di riprodurre i dati che abbiamo in maniera sintetica al fine di mantenere determinate caratteristiche importanti per le nostre analisi e però preservare la privacy. Questo che ci fa dire? Ci fa dire che anche in questo contesto, questo è un hot topic, insomma, diciamo, dove va investito e le competenze, gli skill richiesti sono ancora quelli che abbiamo detto prima, grossa dimestichezza con algoritmi matematici, statistici e al tempo stesso con la sensibilità computazionale, come dire, quindi è tutto da scrivere ancora qui, c'è molto da fare. È tutto da scrivere, Silvia, allora con quale sguardo guardiamo al futuro? Allora, sentendo loro parlare mi sono venute in mente due cose. Prima, quando mi hai chiesto tutti possono diventare data scientist, mi è venuto in mente che in realtà come SIS, come Società Italiana di Statistica, come ISTAT si è investito tanto in questi anni e si vuole investire ancora di più nella data literacy e nella formazione delle nuove generazioni. Io vado spesso, è proprio uno dei miei delle cose che mi piace fare di più nelle scuole, e vedo che le nuove generazioni in realtà sono molto più pronte di come noi ci aspettiamo. Quando si va e si propone di usare uno strumento di coding per fare analisi dei dati, i ragazzi di terza liceo, di qualunque scuola secondaria, non solo quelli che fanno informatica, in realtà non hanno il blocco che avevamo nella nostra generazione. E questo ci dice che possiamo lavorare tanto per fare in modo che il concetto di privacy, così come ChatGPT, sia una cosa che loro imparano in modo naturale e anche usano in modo naturale, perché davvero l'intelligenza generativa per loro sarà come la calcolatrice di quando noi eravamo studenti. All'esame si può, alla verifica si può usare o no la calcolatrice, per il progetto si può usare o no ChatGPT. Già adesso in alcune scuole alcuni docenti lo lasciano usare perché hanno capito tutti che è uno strumento che dà solo risposte ma non pone domande e le risposte le guidi tu. Quindi ai ragazzi è molto chiaro. Quindi la mia visione è sicuramente una visione di grande speranza ed è una visione per cui noi, diciamo che siamo adulti, dobbiamo, e anche chi di noi si occupa di formazione e di diffusione della cultura dei dati, dobbiamo sicuramente fare in modo che non ci sia, ecco, secondo me l'intelligenza generativa è un'opportunità nel momento in cui è per tutti. Quindi la povertà educativa, il tema che qualcuno lo userà come strumento, qualcuno lo subirà, è un tema anche etico che ci dobbiamo porre. Questo è sicuramente, secondo me, è una grande opportunità se le istituzioni, e il festival è proprio per eccellenza, va in questa direzione, investono su questi temi anche della formazione permanente delle nuove generazioni e anche di chi adesso non è più giovane ma subisce queste cose, in modo tale che diventi uno strumento per tutti e di tutti. Andrea Montagna, allora è questo lo sguardo del futuro? Assolutamente sì, voglio cogliere anche l'occasione per esemplificare un attimo quello che può essere uno statistico che esce dall'università, un matematico che esce dall'università, altre figure, fisica, ingegneria, devono approntarsi al mondo del lavoro con apertura, diciamo prima curiosità, apertura, ce l'hanno già integrata, crescono con queste nuove tecnologie e forse, ecco, quello che possiamo vedere come azienda è che peccano un po' dal punto di vista, non dico umano, ma di staccarsi dalla tecnologia. Molto spesso vediamo che, parlavamo prima di lavorare in gruppo, lavorare in team, ecco, si fermano sempre un po' prima di quello che ci aspettiamo o di quello che noi, almeno la mia generazione, si aspetta dovessero arrivare. Non fanno quell'ultimo miglio, non si chiedono a cosa serve l'informazione, non hanno questa curiosità in genere, che poi si traduce in qualcosa che può essere di aiuto a tutto il gruppo, ecco, questo inteso.
Ecco, il mio consiglio per questi nuovi tipi di professioni, per questo nuovo tipo di lavoro che andrà sempre più a essere richiesto nel mondo del mercato di oggi, è non fermarsi a quello che si è imparato. Essere sempre pronti a imparare dal proprio collega, dal proprio mentore anche, e rimanere comunque di mente aperta, perché puoi spesso essere davanti a un'azienda che non parla la tua lingua, devi essere in grado di adattarti al suo linguaggio, capire il suo bisogno, quindi devi essere empatico sul dato praticamente. E sono tutte skill soft e hard che si sviluppano man mano, ma non bisogna trovare una barriera. Se un data scientist oggi si aspetta di lavorare sull'algoritmo, sul codice, 8 ore al giorno per un anno intero, per tutta la sua vita, no. Lavorerà molto spesso nella connessione dei sistemi, lavorerà molto spesso sulla capacità di comunicare verso una persona non expert su questo ambiente le informazioni che lui ha recuperato. Ecco, ci sono tanti ambiti che sicuramente un data scientist dovrà affrontare e imparare a fare. Davide Nardini, quindi una mente aperta. Sì, è davvero difficile dire qualcosa di più intelligente di quello che è stato detto poco fa da tutte le persone che sono qui con me a fare questo talk, però sì, sicuramente di mente aperta e di non porsi limiti, secondo me, proprio da un punto di vista del anche lavorativo e delle competenze che si vogliono sviluppare. Di solito si dice che data scientist, la data science, c'è il famoso diagramma di Venn, no? Dove da una parte c'è la statistica, da una parte c'è l'informatica e poi c'è la conoscenza di dominio, no? Ecco, questo secondo me è proprio il cuore del discorso. Io ci avrei messo anche la curiosità in una delle palline che fanno il diagramma, però ecco, sicuramente non porsi limiti, avere mente aperta è una cosa fondamentale, e anche non aver paura di fare a volte cose strane. Per esempio, alla base di ChatGPT ci sono le architetture Transformers, che sono delle architetture, diciamo, delle reti neurali, e se uno va a leggere il paper in cui si è parlato di questo, si tira fuori a un certo punto un modello di linguistica computazionale del 1952, che uno legge e dice: ma come? Cioè, 80 anni dopo abbiamo utilizzato una cosa di 80 anni fa, di 70 anni fa, e l'abbiamo utilizzata in un modo talmente tanto nuovo che ha creato qualcosa di nuovo. Ecco, anche avere la mente aperta vuol dire anche questo, cioè vuol dire anche non aver paura magari di fare cose che all'apparenza possono sembrare molto strane. Bisogna essere anche dei pionieri in una disciplina che è in parte anche nuova. Marco Di Zio, come vogliamo concludere questo talk sulle nuove professioni? Lui dice sempre qualcosa che mi ispira, perché dice: bisogna fare cose strane. Guarda, ti assicuro, nel mondo del lavoro spesso ce ne stanno tante cose strane, però non è che so sempre gli articoli del 52. Comunque, detto questo, no, io due cose mi piacerebbe semplicemente sottolineare. Il fatto che oggigiorno si parli tantissimo di data scientist, o comunque in generale di data science, adesso al di là delle classificazioni. Io vorrei fare riflettere su questo, è una cosa importantissima, perché finalmente, noi prima il presidente della SIS Crocetta, mi sembra, abbiamo parlato appunto anche il ministro delle materie STEM, cioè il problema di approcciare l'informazione in maniera quantitativa è fondamentale, e il fatto che se ne parli vuol dire che finalmente anche in Italia, anche perché magari, diciamo, mondo forse americano, anglosassone, l'approccio quantitativo, no? Vediamo i vari Nobel per l'economia, eccetera. Però è importantissimo, insegniamo, estremamente positivo. Però attenzione, c'è un warning, che il warning è ancora, ho colto da stamattina, no? Cioè, noi possiamo in effetti avere a disposizione tantissimi dati e incrociare, tirare fuori i numeri. Ma la realtà è che quel numero deve avere una sua validità, una sua qualità. E questo è l'aspetto fondamentale su cui noi siamo costretti come istituto di statistica. Allora, qualcuno prima ha detto: ci superano a destra e tirano fuori quanti sono i cattolici. Ho capito, ragazzi, se però non formiamo le persone a chiedersi se quel numero ha senso o meno, non possiamo fare nulla, non possiamo sempre, come dire, rincorrere quello che non dovremmo. E chiudo con una diciamo, suggestione, un'idea, una frase sostanzialmente detta e scritta in un paper sugli Annals of Applied Statistics, da uno statistico, Meng si chiama, che attenzione, perché il fatto, i big data, no? Che uno dice: vabbè, ma i big data sono tantissimi, per cui fondamentalmente
non possiamo fare più di tanto. Invece attenzione, perché proprio perché sono tanti, più dati abbiamo, e se quei dati non sono rappresentativi, cioè quel selection che abbiamo detto, noi mettiamo più fiducia su un dato distorto, su una conclusione distorta. Il paradosso dei big data, questo è. Quest'idea sì, che i dati siano l'esperimento galileiano, no? Ho un'ipotesi, faccio l'esperimento, in realtà il dato è un'approssimazione della realtà, e questa cosa noi statistici la insegniamo parlando di incertezza, parlando di differenza tra dato di fatto e stima, però non sempre è chiaro a chi scrive articoli o anche a chi li legge, quindi spesso l'approccio è o mi fido ciecamente, come diceva Mauro, o mi fido ciecamente oppure c'è un complotto, ma non sono in grado io di farmi le domande giuste, di avere uno spirito critico. Quindi l'idea, appunto, per tutte le nuove generazioni, che il dato è un'approssimazione della realtà e non l'esperimento galileiano che studiamo nel metodo sperimentale, è sicuramente un concetto molto importante che tutti noi che insegniamo e anche i data scientist devono tenere ben presente sempre. Bene, allora direi con questo concetto, che il dato è l'approssimazione della realtà, praticamente possiamo concludere il nostro talk. Io ringrazio Silvia Salini, Andrea Montagna, Davide Nardini e Marco Di Zio. Grazie a tutti e buon proseguimento.